Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, dopo due gare consecutive si va in trasferta e partiamo magari dalla situazione fisica, come facciamo spesso, per capire insomma quelli che sono i ragazzi che porterai via e quelli che resteranno a Spezia. Allora, a Spezia rimangono, diciamo, i soliti, quelli che stanno recuperando, che sono i Mastino, i Piccolo, i Crocchianti, e non ho e Tamas, che ancora lascio, magari ancora non è convocabile, nel senso non l'ho convocato. Mentre dei tre ce n'è ancora, stanno cominciando a rientrare, su Mastino comincia già a allenarsi, quindi in prospettiva. Mentre tutti gli altri 23 sono convocati, a parte Cisotti, chiaramente, che non è ancora convocato, cioè che non ho convocato. Quindi i tre infortunati, poi c'è Cisotti e poi c'è Tamas. Quindi sono in cinque che rimangono a casa, giusto? E 23 sono convocati, se non sbaglio. 23 convocati, punto. Okay. Quindi rientra Signorelli. Rientra Signorelli. Rientra Shaudon e rientra Signorelli dall'ultima partita. Sì, no, ma Valentini c'era in panchina, rientra Shaudon e rientra Signorelli. Ecco, di quelli che porti via, insomma, ci sarà qualcuno magari più stanco da queste due partite consecutive o ti è sembrato che i ragazzi abbiano recuperato bene? Ma nell'intenzione mia era di non far fare tre partite un po' a tutti quelli che ultimamente facevano le partite, però giocando lunedì e giocando sabato c'è stata la possibilità di recuperare un po' quasi tutti a livello fisico, quindi sceglierò i migliori, non farò sicuramente quello di fare il turnover, diciamo, esagerato, perché da lunedì a sabato ci sono 5 giorni e oggi già stavano già tutti meglio, e quindi la notizia di oggi è che oggi l'ho visti bene e quindi sceglierò per il meglio per lo Spezia. Ecco, ci faccio fare giocare contro una squadra che è partita fortissimo, poi in 4 partite ha fatto solamente 1 punto. Questo ti preoccupa dal punto di vista della carica magari che avranno o cosa, insomma? Come vedi questo Benevento in questo momento? Ma più che dire che mi preoccupa, dico solo che è una squadra che quando gioca in casa ha uno spessore importante. Chiaramente davanti al proprio pubblico è un campo grande, molto grande, sembra di giocare veramente nei campi dove a San Siro, tanto per capire la grandezza del campo, no? Tipo Ascoli, per far capire, cioè quei stadi grandi, belli, e quindi è ancora più affascinante cercare di fare una partita con un buon furore agonistico, perché comunque ci vuole il furore agonistico. Come sappiamo, quando si va nei campi del sud ci vuole furore agonistico e ci vuole quella personalità e coraggio per cercare di andare a stanare una squadra che nel proprio campo ha fatto le proprie fortune. Poi quest'anno comunque con un allenatore nuovo, giocatori che sono molto motivati, perché la Serie B dopo tanti anni che non la facevano, chiaramente ogni partita per loro è una partita della vita. Quindi secondo me verrà fuori un bel match dove lo Spezia vorrà vincere e vorrà fare sua l'intera posta contro una squadra coriacea, ben organizzata, con dei spunti singoli, soprattutto dal centrocampo in avanti, che possono far male a chiunque. Alla luce dei giocatori che rientrano cambierai qualcosa, sì, forse. In che senso? Non parlo di modulo, perché sennò poi ogni settimana stiamo sempre no, a... No, tanto abbiamo capito che il modulo è quello. Però, ecco, sul modulo si riesce a creare più occasioni con, chiamiamo, un trequartista, un giocatore che sta un po' più dietro alle linee o no? O è un caso? Ma non è questione di caso, è questione di partite. Se quando giochi contro il 4-3-1-2 è chiaro che se ti metti a specchio con loro, se poi la supremazia, diciamo, dell'uno contro uno li vinci, sicuramente hai più possibilità. Però con il Brescia non mi sembra che noi abbiamo fatto male, quindi era 4-3-1-2 il Brescia, è una questione di interpretazione, di atteggiamento e di prestazioni. Nostra è una squadra ben consolidata, noi siamo consapevoli di essere una buona squadra di B, okay? Non siamo la più forte, ma siamo consapevoli che possiamo, quando giochiamo a ritmi alti, mettere sotto tutti, qualsiasi squadra. E ricercarla quella intensità, quel ritmo, quella coralità di gioco che magari nell'ultimo periodo
è venuto a tratti, ma non per il modulo, perché per le prestazioni dei singoli giocatori. E oggi noi andiamo a ricercare un po' più quella coralità, quella qualità di gioco per venire fuori di fare qualche azione in più, per appoggiare qualche azione in più, perché sì che i giocatori tirassero un pochino più in porta. Cioè, la realtà è questa. E quindi andremo a Benevento cercando di mettere in pratica e in mostra le nostre qualità. Io voglio che la squadra tiri fuori al meglio le proprie qualità per mettere in difficoltà il Benevento, perché questo è il nostro compito. Non veniamo, dopo la sconfitta di Avellino abbiamo fatto 2 risultati positivi, ci attendiamo anche di fare un altro risultato positivo, chiaramente se dovesse venire la vittoria sarebbe molto meglio, perché noi puntiamo sempre a quella. Tu conosci Baroni, che è un allenatore insomma, che fa giocare bene le proprie squadre. Esatto, e soprattutto Benevento davanti non ha grossi punti di riferimento, perché Ceravolo non è la prima punta pura, Ciciretti gira intorno, Falco qualità tecniche, certo. Melara forza fisica, quindi è squalificato Cissé, quindi secondo me, ecco, probabilmente sono quelli i giocatori, possono far giocare gli Moschi magari come in fascia, però è una squadra compatta, quadrata, alla Baroni, sì, alla Baroni, c'è andato a fare, lui è così, loro cercheranno sicuramente di andare in ripartenza e di non farci giocare tanto. Noi abbiamo preso le contromisure, le sappiamo quali sono, perché quando ci pressano alti abbiamo un gioco, quando non ci pressano abbiamo cercato di fare le catene laterali. Bisogna solo cercare di essere per noi personalmente giusti, col furore agonistico giusto, consapevoli della propria forza e giocarci la nostra partita al meglio delle nostre possibilità, perché questo è il nostro compito. E sono convinto che se giochiamo a meno la nostra possibilità avremo molte possibilità di fare 3 punti. Ampi spazi sulle fasce, noi siamo fortissimi. Dunque bisogna bisogna correre sulle fasce sabato, bisogna correre sulle fasce, perché loro, a parte il campo grande, hanno nella loro forza il trequartista che è Falco, che comunque fa sempre superiorità numerica, e le spinte su tutte e due le fasce tra esterni e terzini che sono venuti, e terzino, mamma mia, mi viene in mente Modesto, perché somiglia a Modesto ma non è Modesto, adesso non mi viene in mente il nome, in questo caso, ma vabbè, c'ho un attimo un lapsus del terzino sinistro, no, ma è uguale a Modesto, che però sono giocatori che comunque spingono molto, dai, sono giocatori che spingono molto, quindi bisogna essere bravi a fare la fase non possesso, ma bisogna essere bravi a essere aggressivi, perché se pensiamo solo di difendere non è la nostra mentalità, non è quello che vogliamo noi. Noi vogliamo andare a disturbare sempre comunque la squadra avversaria e cercare di mettere la pressione in tutte le zone del campo quanto è possibile. Questo è lo Spezia e questo voglio dalla squadra, e sono convinto con questo atteggiamento qua, con questo coraggio, ci porterà lontano in questo campionato. Al di là dei giudizi, gente, giornali, positivi, negativi, un giudizio tuo sulla prestazione di Granocce, il rientro da titolare, come ti è piaciuto? Molto, mi è piaciuto molto, non è stato secondo me supportato nel primo tempo dalla squadra, perché comunque abbiamo giocato molto meno di come giocavamo di solito. Il secondo tempo ha fatto vedere quello che lui ha, sia qualitativamente sia come un giocatore di esperienza. È chiaro che ha bisogno di giocare, cioè, lo sappiamo tutti, che Granocce più gioca e più chiaramente diventa importante per quello che è le sue qualità. Quindi io sono molto contento dell'atteggiamento, di come si è proposto, e da migliorare soprattutto noi come squadra per supportare gli attaccanti, perché io dico sempre che gli altri fanno 2 tiri in porta, delle volte fanno gol, delle volte non fanno gol, noi ne facciamo, gli altri, le squadre avversarie fanno 2 tiri in porta, massimo 3, okay? Noi ne facciamo sempre 5, 6, 7, magari delle volte 10, però gli altri delle volte sono molto più concreti di noi. Invece noi, come abbiamo visto con Cittadella, le 2 occasioni create con Nenè nel secondo tempo, gridano vendetta, speriamo che Nenè si possa rifare a Benevento, perché è un giocatore che non ci devono capitare 10 occasioni da gol per noi dobbiamo capitarci 4-5 occasioni da gol per fare almeno un gol, perché noi un gol lo facciamo sempre, però bisogna essere un po' più concreti
in zona gol, perché tante volte sprechiamo. Da questo punto di vista, diciamo, parlavi di Nenè, no? Sì. Come lo vedi fisicamente dopo questo periodo che ha giocato praticamente quasi sempre titolare? Benissimo. Molto bene. Come il resto del gruppo? Tutti. Vai, ci sono stati giocatori che hanno fatto nell'ultima partita, nonostante fosse la seconda, a pochi giorni, veramente una partita di un'intensità straordinaria. Molti giocatori del tuo gruppo, ad esempio il Rasti, che era stato fuori un certo periodo, è rientrato alla grande, quindi vuol dire che fisicamente, diciamo, ci siamo. Ma noi siamo una squadra molto solida sotto tutti gli aspetti, sia fisica, sia caratteriale e tattica. Magari tecnicamente delle volte sbagliamo un po' troppo, questo sì, è lì il nostro lavoro da fare quest'anno, di cercare di aumentare la qualità tecnica, però tutto il resto siamo consapevoli di essere un'ottima squadra e ce la possiamo giocare con tutti, con quel coraggio che chiedo sempre, perché la voglia di osare ci deve essere sempre da parte dello Spezia, perché ogni volta che abbiamo osato abbiamo sempre fatto grandi prestazioni, e quello che voglio da Benevento è proprio questo, la voglia di osare.